Ci rivedremo. Certo che ci rivedremo. E tutti questi dolori saranno materia di dolci racconti. 38 artisti sul palco, 35 persone di equipe tecnica e di produzione, 270 costumi, 500.000 spettatori e oltre 1,5 milioni di euro per il lancio promozionale. Questi numeri di Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo, lo spettacolo che dopo il debutto all'Arena di Verona nel 2013 e le oltre 200 rappresentazioni in 9 diverse città italiane, dal 30 aprile al 3 maggio prossimo farà tappa all'Adriatica Arena di Pesaro. La trama del musical più applaudito di sempre ormai nota, due famiglie di Verona, i Montecchi e i Capoletti, si osteggiano da generazioni. Dai nemici discende una coppia di amanti che si innamorano al primo sguardo e si giurano amore eterno nell'intimità del balcone di Giulietta. Poi il tragico suicidio di entrambi li unirà per sempre e porrà fine al conflitto fra le famiglie. Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo, con la regia di Giuliano Peparini, le musiche di Gerard Presgurvic e i testi in italiano di Vincenzo Incenso, è un'opera prodotta da David Zard. A lui si deve anche il successo di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. L'Adriatica Arena è uno dei posti che ha ospitato Notre Dame de Paris con successo e spero che il pubblico accorra a vedere questo spettacolo, perché garantisco che lo merita, non darà possibilità di venirla a vedere più in là perché è troppo costoso da tenere in scena. E noi faremo una versione più piccola più tardi, ma questa qui, nella versione cosiddetta colossal, vale la pena venirla a vedere adesso. Lo spettacolo, tratto dall'opera di William Shakespeare, è stato presentato questa mattina al Teatro del Liceo Musicale Marconi di Pesaro. Le prevendite sono disponibili online e nei punti vendita Ticket One, negli uffici dell'Adriatica Arena e nelle filiali di Banca Marche. Per informazioni invece è possibile contattare lo 0721 400 272 oppure visitare il sito adriaticaarena.it. Presente oggi in conferenza stampa anche parte del cast, tra cui Roberta Faccani, alias Lady Montecchi. Quando sono iniziate le fasi dell'allestimento e come le ha trovate? Noi abbiamo iniziato il 21 luglio, data memorabile di due estati fa, in una scuola vicino alla periferia di Roma, Saxa Rubra, che era stata proprio adibita, scelta da David Zard, che è qui con me, per allestire in maniera mastodontica sia la parte proprio della creazione artistica che quella tecnica. È veramente una cosa che non avevo mai visto, pur venendo dal musical. Una macchina da guerra, come la definisco io, a livello proprio internazionale. Uno spettacolo che merita di essere visto nel mondo.